Qual è il motivo per cui hai scelto Cesena anziché, che so, Carpi o Entella? No, innanzitutto volevo ringraziare il direttore e tutti quanti quelli che mi hanno, che mi hanno voluto fortemente qui. Per quanto riguarda la situazione dell'arrivo qui a Cesena, ho scelto Cesena perché era quella che mi ispirava più di tutti. E spero di ripagare tutta questa fiducia che mi è stata data. Ora tocca a me dimostrare quello che valgo e non vedo l'ora di iniziare. Sono Fabio Benagli del Corriere Romagna. Primo impatto com'è stato anche a livello fisico col primo allenamento di ieri? Guarda, considerando che non mi alleno da 10-15 giorni, è stato subito un allenamento importante. Dove non ho fatto tutto quello che dovevo fare, però con il mister e con i preparatori stiamo cercando una soluzione per stare il meglio possibile in forma. Per rifermo da 10 giorni, come mai? A parte che ho avuto un'influenza di 7-8 giorni, poi sono stato fuori rosa lì a Foggia e quindi mi allenavo, ma non erano degli allenamenti come diciamo quando ti alleni con la squadra. Quindi sono stato un po' di tempo senza fare allenamenti importanti, ecco. Però recuperabili in fretta, voglio Sì, dire. infatti Perché una l'ho detto decina di prima, giorni, parliamo di stiamo 25, 26, 20 settembre, non è che siano. Abbiamo parlato già con il mister preparatore, quindi stiamo cercando di recuperare il più in fretta possibile. Ci pensa questa. Ascolta, una cosa, è stata strana questa storia del 7, il numero 7, no? Cioè, è stato un errore, l'hanno fatto apposta, oppure qual è il motivo per cui una squadra professionistica, no, fa un errore di questo genere, che è un errore grossolano, no? Quanto riguarda il Foggia? Sì, è stata una cosa, una scelta loro dove alla mia insaputa io non sapevo niente. Mi sono ritrovato fuori rosa senza nemmeno il mio numero di maglia che avevo scelto all'inizio, Io sostanzialmente hai saputo che il 7 l'aveva dato un altro, ecco. E io sì. era un messaggio. Sì. Che fine, no? Purtroppo. Quindi tu hai vissuto mesi da grande protagonista a Foggia e anche mesi da grandi critiche, no? Ti ho letto qualche dichiarazione di Stroppa che è un tuo ammiratore, anche un tuo primo contestatore a suo tempo è stato. Esagerava in un senso o nell'altro oppure aveva ragione, nel bene o nel male magari? No, no, ma lì a Foggia è una parentesi dove ho fatto un'esperienza molto importante per me, dove ho fatto delle cose importanti e dei momenti, diciamo, come e dei momenti un po' difficili, ecco, come tutti. Quanto riguarda il mister, è stata una persona che mi ha voluto bene, che mi ha fatto crescere tanto, però nello stesso modo sono stato ripagato come fatto il numero di maglia del fuori rosa, quindi. Che ha detto che sei impresentabile, qualcosa del genere. Quindi, voglio dire, sì, forse ti ha fatto anche crescere, ma a un certo punto poi ti ha anche stroncato, Va no? bene, ecco, sì. A Eh? un certo punto diciamo lui mi voleva stimolare. Però facendo così è stata una cosa molto brutta per tutto, ecco. E nasce un'altra storia a Cesena. Cesena, naturalmente, cioè, non hai punti del Carpi. Quindi hai scelto Cesena, ci sono stati altri motivi, no? Qui ci si batte per la salvezza, no? Cosa cerchi di preciso a Cesena? Un rilancio, naturalmente, visto, e anche qualche altra soddisfazione o no? No, ho detto prima, tra Cesena e Carpi ho scelto subito Cesena perché mi ispira di più sia come città sia come a livello di calcio, ecco.
Io spero di dare tanto in questa città, a questa società e spero di rimanere più a lungo possibile. Scusa, il direttore ha parlato delle tue caratteristiche, descrivicele così lo vediamo meglio. Cioè, è chiaro che Castori applica il 4-4-1-1, no? Che è diverso dal 4-3-3 in cui effettivamente tu esprimi al massimo le tue caratteristiche, no? Ecco, come pensi di rapportarti al gioco di Castori e comunque sia, ecco, conosci i sistemi di Castori? Come pensi di entrare in questi meccanismi? Guarda, so che il mister gioca al 4-4-1-1, quindi sicuramente a me farà fare l'esterno destro. Ora poi tocca a me farmi vedere pronto e dargli come posso dire, le garanzie, ecco, le garanzie per farmi giocare. Metterlo in difficoltà. Metterlo in difficoltà. La squadra neopromossa a livello della B, come ti è sembrato nei mesi in cui l'hai visto? Come ti aspettavi? Più alto, più basso? Scusa, non ho capito. Visto che vieni una neopromossa, no, in B, il livello come ti è sembrato? Più alto, più basso di quello che ti aspettavi? La serie B. No, la Serie B sicuramente è un campionato importante dove ci sono squadre e giocatori molto, molto importanti. Sicuramente la Serie B sapevo che era un campionato molto, molto duro, molto, molto forte. Quindi rispetto alla Lega Pro è un campionato molto, molto diverso. Più tecnica, più durezza, più aggressività. Sì, diciamo più fisico, più tecnica. In Lega Pro, diciamo, se sbagliavi un passaggio dietro in fase difensiva, lo potevi o non po lo potevi prendere il gol, invece qui se sbagli trovi giocatori importanti e ti fanno subito gol. A livello atletico, quando pensi di poter entrare in forma? Guarda, con questo, come ho già detto prima, stiamo parlando con il mister, con i preparatori, quindi spero una decina di giorni. Visto che nelle vicende che hanno riguardato il presidente del Foggia è entrato anche il tuo nome, no? Tu questa situazione come la vivi? Come una leggerezza oppure dici ok, non c'entro, sta sbagliando chi indaga su questa situazione? Se ti pesa in questa situazione. Loro giustamente stanno facendo delle indagini, però io sono consapevole del mio fatto, quindi sono a posto e sono pulito con la mia coscienza. Grazie. Di giocatori conoscevi già qualcuno? Ho già giocato Sì, con. ho giocato a Latina con la Ribi, con Esposito, quindi poi conosco anche altri ragazzi. Cosa pensaste in quell'anno lì in cui effettivamente Cesena andò in Serie A, spese il Latina? Cosa si prova? Eh sì, vabbè, io quell'anno lì a Latina cioè, giocai poco, poco e niente, quindi non l'ho vissuta proprio come quando uno gioca tante partite.